Il diario azzurro atipico, oggi con Sergio Curcio, che farà una sua lectio magistrale a pillole su Benetton. Partiamo dal primo. Hanno messo in croce Petrachi per aver parlato di che il calcio non è uno sport da signorine, si sono offese le signorine. Ma quando si dice che il calcio all'anglosassone, che è un calcio virile e con entrate dure, si dovrebbero offendere quelli del resto del mondo, si dovrebbero offendere gli anglosassoni, come funziona? Beh, oramai veramente siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Siamo in un paese che consente tutto e di più, e poi si offende, e quasi Petrachi ha dovuto fare outing per aver proferito una frase che diceva: il calcio è uno sport maschio. Allora, le donne possono fare quello che vogliono. Non sono sessista, non sono razzista, non sono omofobo, ma credo che est modus in rebus e a tutto c'è un limite. Il calcio è sempre stato uno sport maschio, nel senso atletico del termine, nel senso anche violento del termine. Come diceva Bianchi, il calcio è uno sport traumatico, è uno sport da scontro, è uno sport fisico. Ora che le donne si E anche il adoperino, wrestling femminile, ma quindi. possono fare tutti gli sport le donne, non è vietato niente. Fanno pugilato, fanno wrestling, fanno rugby, non è vietato niente. E questa loro situazione di latente inferiorità che sentono No, no, comunque e dovunque aspetta un attimo. Ma no, no, no. diventa clamorosamente un autogol che viene fatto da parte di chi di Ti faccio una dovere. domanda. Ma è un problema che nasce dalle donne o da quelli che sono più realisti del re, che ormai dicono che in Italia non si può parlare, in Italia si deve togliere il crocifisso dalle aule per rispetto, si deve togliere la carne di maiale dai Ma di tortellini? volta in volta Cioè qua è nasce, possibile, possiamo oh, dire niente. noi non siamo più liberi di poter esternare in maniera corretta, sia ben chiaro, un concetto che possa offendere, che possa non Cioè una diversità offendere, di una genere diversità di genere, di esiste, specie, è un fatto fisiologico. che è palese, è un fatto fisiologico. E chi vi parla ha allenato le donne per 4-5 mesi. E ha dovuto notare, inevitabilmente, parliamo di una squadra di serie A femminile, le differenze fisiche tra i ragazzi di una squadra lievi competitiva con le donne di una serie A, seppur A2 femminile. Era un fatto fisico, ontologico. Questo non significava che le donne non potessero fare il tackle, non potessero fare il contratto, ma è chiaro che la violenza da contrasto insita in quello che è il tackle fatto da un uomo non potrebbe mai essere sopportato da una calciatrice anche ad ottimi livelli Ok, fisicamente. e con questo abbiamo concluso l'appuntamento per domani.